Ciao e benvenuto su Ghiera, un giro attorno al mondo dell'orologeria. Sono Pietro e oggi farò, come sempre, una video recensione di questo Oris Rectangular che però non so perché non ho sul polso. Di solito sapete che... Ce l'ho io! Come ce l'ho io? Ciao! Era carino, non era mio? No, non è tuo. A parte che non è neanche mio. È molto carino. Eccolo qua. Così. Devo mostrarlo. E così al contrario. Così al Senti, fai qualcosa di utile. Invita a iscriversi al canale. Sì, sì, tutto il canale, su Instagram che sta girando un sacco bene anche quello, gruppo Telegram, insomma tutte quelle cose che mi portano via tempo alla moglie. Va bene. Iscrivetevi. Allora, non bando... è così male. È vero. Bando alle ciance. Bando alle ciance, vediamo la video recensione seria, poi torniamo qua per qualche chiacchiera e spiegare anche un po' perché secondo me era interessante avere anche un parere femminile su questa referenza. Ci rivediamo qui per le conclusioni e questa chiacchierata finale. È tornato l'Oris Rectangular, già perché questa referenza non nasce in questi giorni, ma secondo me coglie quella che è una nicchia di mercato poco battuta. Oltre ai Cartier Tanker e a Longines, sono pochi brand made in Swiss che realizzano orologi di forma come questo e già in passato troviamo referenze vintage di Oris che mostrano e dimostrano che non siamo di fronte ad un homage. Sicuramente i colori accesi mi hanno però da subito ricordato quelli dei Cartier Tanker in edizione limitata e calibro al quarzo che sono poi schizzati alle stelle nei reseller una volta finiti nella loro disponibilità nei negozi. La forma è classica, elegante e, come definisce il sito stesso, unisex. Per questo potete vedere come anche al polso di mia moglie siamo di fronte ad un orologio che veste davvero molto bene, sparendo sotto la camicia di un uomo, come ogni dress watch dovrebbe fare, grazie anche allo spessore di 10 mm e diventando invece più importante su un polso femminile che però può sfoggiarlo come un gioiello. È la prima volta che porto un orologio di forma sul canale, ma le misure è d'obbligo riportarle anche qui. Nessun diametro cassa, ma solo le misure del piccolo rettangolo che si portano al polso, ovvero 25,5 mm per 38 mm, che sul mio polso da 16,5-17 trovo siano davvero perfette, né troppo grandi né troppo piccoli. I quadranti disponibili sono bianco, blu, grigio, antracite e bordeaux, che è quello della recensione. Hanno un design che, come dicevo all'inizio del video, è influenzato sicuramente dallo stile Art Deco, dove la minuteria non sfiora o copre gli indici come siamo abituati a vedere sugli orologi tondi, ma corre lungo il bordo esterno del quadrante a formare un rettangolo interno che diventa un quadrante nel quadrante. I numeri al 12, 9 e 3 regalano ancora una volta simmetria. Per gli amanti dei giochi geometrici come il sottoscritto, aver messo il datario ad ore 6 è splendido. Mi chiedo solo se fosse necessario, ma immaginando l'utilizzo di questo orologio anche per chi ogni giorno deve indossare in ufficio un completo o anche solo una camicia, la data può certamente essere utile. Il cinturino in pelle è davvero di ottima fattura, ma non mi sarei aspettato di meno da Oris, un brand che davvero trovo sia tra i più interessanti del panorama odierno, tra calibri di manifattura e scelte azzeccate ad ogni nuova uscita. Le colorazioni disponibili sono, per quanto riguarda ovviamente il cinturino, giallo, blu, grigio, antracite o bordeaux, come nel mio caso, e la rimozione rapida, presente su ogni referenza, aiuterà chi volesse cambiare il cinturino. Se nel mio caso, ad esempio, il bordeaux alla lunga stancasse, avere la possibilità di mettere un cinturino nero sarebbe sicuramente interessante, come qualche follower mi ha anche suggerito dopo aver visto il video di unboxing. Ovviamente la fibbia è logata. La corona, impreziosita dal logo Oris, è a pressione e questo insieme ad un fondello serrato da 4 viti ci porta ad una resistenza all'acqua di soli 3 atmosfere. Ci si può lavare le mani senza problemi, anche se io, soprattutto mi succede con i vintage, però anche in questo caso farei lo stesso, trovo splendido ed elegante il gesto di togliere l'orologio
per poi rimetterlo al posto dopo che ho finito anche una piccola azione come appunto lavare le mani. Il Rectangular è azionato dall'Oris calibre 561, che altro non è che un ETA 2671 con rotore di carica personalizzato con il rosso acceso che Oris usa mettere nei suoi movimenti. Un tocco che apprezzo particolarmente, quasi fosse una firma ulteriore fatta dal brand. Diametro di 17 mm, 28.800 alternanze orarie, anti-shock, Inca Block, 38 ore di riserva di carica e 25 rubini. Insomma, potremmo definirlo come una sorella minore dell'ETA 2824, ma solo per le misure, ovviamente. Ecco, su questo c'è da sottolineare una cosa. Siamo di fronte ad un calibro che potremmo in modo semplicistico definire tondo su una cassa di forma. Alcuni storcono il naso e avrebbero preferito vedere un fondello chiuso. A me non disturba, forse proprio per la tipologia di orologio, però era meglio usare un fondello chiuso. Anche perché, ragazzi, trovare un calibro di forma su un orologio con un prezzo di listino di 1700 euro, beh, la vedo impossibile, se non almeno ardua come cosa. La prova al buio non mi ha fatto impazzire, anzi, devo dire che mi sarei aspettato forse qualcosina in più. Allo stesso modo, trovo che aver utilizzato una pasta luminescente che comunque non rovina o intacca l'estetica di un dress watch è qualcosa di sicuramente lodevole da parte del brand e quindi anche su questo devo fare i complimenti a casa Oris che ha realizzato secondo me un orologio splendido che ricordo, a differenza anche di Cartier, offre un calibro automatico e quindi per arrivare ad avere un suo competitor dobbiamo davvero alzarci di molto di prezzo. A meno che di guardare qualche referenza di casa Longines, come già detto. Per definire la cassa ci sarebbe da fare magari un discorso a parte. Ci sono delle sinuosità che trovo davvero richiamino ancora una volta lo stile Art Deco del quadrante. Siamo infatti di fronte ad una cassa completamente lucida, con parti arrotondate, con scalini, oserei definire, tra una parte e l'altra dell'orologio, che lo rendono, a mio avviso, un vero e proprio richiamo del passato, ma in un modo elegante e che potrebbe diventare per Oris un ulteriore tassello alla sua gamma di orologi, che sta via via diventando sempre più iconica, come un dress watch che esce dai soliti schemi per diventare poi un qualche cosa di interessante e da avere in collezione per noi appassionati. Ora torniamo in saletta, ovviamente ci sarò ancora io, ma soprattutto ci sarà ancora mia moglie per le considerazioni finali. Eccoci, spero che la video recensione vi sia piaciuta e sia stata esaustiva. Cosa ne pensi di questo orologio? Beh, io sai che come al solito non è che proprio sono un tecnico, ma però neanche... è carino, è leggero. Io la prima cosa che ti ho detto quando l'ho visto è che è anche un po' futuristico, ma inteso come disegno. Sì, in realtà è old style, nel senso che richiama sì, l'Art Deco. Sì, old style, sì, no, ma queste come si chiamano? Indici? Gli indici dei... Così un po' quasi... No, gli indici non sono le lancette, no? No, quelle sono le sfere. Ok, allora... Gli indici... Non ce la farò mai. Gli indici, quelli che segno, dove c'è l'ora? Brava, insomma, ok, gli indici, esatto. Perché sono queste barre un po' che... Esatto. Vintage e... Come ti piace la data ore 6? Ah, già, è vero. Forte. Non ci avevo fatto caso, ma io no, vedo, bello, preso, no, allora, visto, piaciuto. Perché le ho chiesto di... Beh, adesso posso ridartelo forse. Sì, ridarmelo, ridiamo alla gioielleria Pasquale Domenici. Ridartelo adesso che ce l'hai. Ringraziamo che ce l'ha mandato. Grazie, così mi ci sono fatta un giro anche io. Vediamo di non romperlo live, nel caso... Romperlo, sicurazione. Ma va là, è che c'ho il posto piccolo. No, scherzi a parte, perché mi sembrava interessante avere anche il tuo parere. Particolare. Perché, no, ma non solo particolare, è di una forma... tale per cui secondo me sta bene anche sul polso di una donna. Io poi ho il polso piccolo. Tu hai un polso molto piccolo. Cioè, andrebbe bene anche a me. Io ho un polso per un uomo abbastanza esile, 16,5, 17, perlomeno standard, e secondo me sta molto bene sul polso di un uomo, è molto elegante, sparisce davvero sotto la camicia, oggi è una camicia, sparisce realmente, che è una cosa che è un must have
per Cioè, un farlo vedere orologio anche sul polso da di uomo. forma, ma lo farò vedere con le inquadrature, mon chéri. Tanto, vabbè, questa francesizzazione Così, improvvisa, un po' a così, un caso, un po' po' a caso, un po' romantica. francese fa sempre figo rispetto a me. No, anche il fatto che ci sia un restringimento del cinturino, che come vedi parte con un passo e poi tende ad accorciarsi. Guardato in questa posizione sembra Quasi un quasi, bracciale. sì, un bracciale o comunque un orologio da donna. E secondo me è una peculiarità che sta bene in pochissime referenze come i Cartier. Il Cartier Tank che io adoro, è bellissimo, e parliamo di orologi che hanno misure similari. Oris con Piace. questo, Chiaro, secondo su un me, polso da uomo non grande, però è certo, bello, molto elegante. secondo me è un'alternativa proprio al Cartier Tank che nelle versioni soprattutto colorate è impazzato in un certo momento, tanto che nonostante fosse a quarzo ha avuto un'impennata di prezzi da resell, quindi non se ne trovavano più perché era un'edizione limitata. Qui abbiamo comunque un calibro automatico, seppur di fornitura perché è di casa ETA. Un cinturino di ottima fattura, un quadrante molto molto bello, piacevole, insomma, io lo comprerei. Bello, no, davvero sì. Ok. Ma guarda, ti dirò, vabbè, Mi sta sta bene bene? sulle donne, però da uomo è bello. Così capiamo se mi toglie la voglia di Cartier Tank o me la lascia e poi Infatti, dopo. stavo dicendo, cioè, però, non è che questo significa che spenderai altri soldi per prendere un altro orologio, sia chiaro. Ma io magari chiamo Giacomo della gioielleria e dico: Giacomo, allora per non Giacomo, divorziare, uno Giacomo, sconticino, dai. Giacomo. Allora ragazzi, grazie per aver visto questo video. Grazie. Vi ricordo i canali dove entrare in contatto con me, che sono quattro. Vai. No, YouTube. cioè, No, i YouTube sono canali. qua, i canali. Quindi sono YouTube, No, Telegram, no, Instagram. E no. come no? Instagram, ok. Speriamo di non lasciare dita a voi. Poi cosa c'è? Telegram. Telegram. L'ho Poi già cosa c'è? detto! Instagram, Telegram, poi Facebook, ce l'hai? Facebook e poi? L'hai Non lo so. detto anche prima? Il gruppo? È il gruppo Telegram? No, c'è il No. gruppo Facebook con le offerte per gli orologi. Ah Però beh, Facebook, mo, e canale comunque, YouTube, iscrivetevi, ecco. certo, e allora, vedi che c'avevo ragione io, 5 come sempre le donne hanno ragione, sempre. euro. Ragazzi, grazie per aver visto questo video. Vi aspetto qui per altri contenuti quando volete. Ciao. Ciao. Sempre bella.